San Vito di Cadore è uno dei borghi più belli del comprensorio dell'Alto Cadore Dolomiti. Poco più di 2000 abitanti che aumentano sensibilmente nei mesi invernali quando la stagione sciistica richiama migliaia di appassionati sulle suggestive piste disegnate tra i monti di San Vito che superano anche i 3000 metri. Piste facilmente accessibili attraverso la seggiovia la cui stazione è a poche decine di metri dal centro del paese. Le origini storiche di San Vito di Cadore si racchiudono nella bella chiesa della Beata Vergine della Difesa, punto di riferimento per abitanti e villeggianti, che nelle piccole ed accoglienti botteghe dislocate sul territorio hanno anche la possibilità di acquistare prodotti tipici, formaggi, funghi e salumi in particolare, senza dimenticare gli oggetti in legno che esaltano la ricchezza dei boschi che circondano San Vito. Turismo invernale ma anche turismo estivo grazie alle tante iniziative. La lunga via delle Dolomiti che raggiunge Cortina d'Ampezzo e poi Dobbiaco attraversa il paese ed è percorsa da centinaia di appassionati di trekking, della mountain bike e da runners. Nei boschi che circondano San Vito di Cadore in tanti poi trascorrono le giornate di festa sfruttando gli ampi spazi verdi e le attrezzature a disposizione dei cittadini per grigliate all'aria aperta. Il parco del lago di Mosigo è tra i più visitati. Illuminarmi il cuore e poi la neve bianca, gli alberi, gli abeti, i bracci messi. Thank you.
dice, questi mi hanno invaso il pascolo. E sì, se guardate dove devi andare. Se mi hanno invaso il pascolo non posso andare a mangiare. Le case di Dobbiaco hanno in comune le facciate colorate dai fiori, ma non solo. Le unisce anche una rete.
pagionatura da 20. Del rio Braies e si trova ai piedi della parete rocciosa della Crota del Becco. Lago di origine franosa, nato per lo sbarramento del rio a causa di una frana staccatosi dal Sasso del Signore, è uno dei più profondi della provincia di Bolzano con 36 metri di profondità massima. Il lago è diventato particolarmente famoso in quanto uno dei set principali della serie televisiva andata in onda su Rai 1, Un passo dal cielo con Terence Hill. Il paesaggio è meraviglioso e l'acqua di uno splendido verde smeraldo.
Thank you.
quanti sono? Tre. La bellezza che ci ha lasciato in questa sua dimora unica nel mondo e che si presenta all'ingresso con la scritta: io ho quel che ho donato, perché la bellezza ha uno scopo superiore ed essenziale. Watch!
questo lago alpino che proviene dal Trentino, grazie alle sue acque cristalline, che riflettono le montagne sul distante e al colore più scuro della città. Il lago di Ledro è uno tra i più belli e puliti del Trentino, acque limpide, dal cangiante color turchese, in cui tuffarsi nelle calde giornate estive oppure dove praticare la pesca, la vela e altri sport acquatici, gettonate per bellezza, distanza e dislivello. 10 chilometri da percorrere in circa un paio d'ore con un dislivello minimo. A parte il tratto da Molina a Pur, lungo il quale si transita sulla strada comunale, il resto del percorso è su tracciato sterrato a bordo. A Mezzolago si attraversa la strada statale per evitare il traffico passare dal centro di Mezzolago, molto caratteristico. Anche per i runners e le bici è uno dei percorsi preferiti. Il lago di Ledro è ideale anche per gli sport d'acqua. A Pieve è situato il circolo Pelo Lago di Ledro, che offre e ospita regate veliche di portata internazionale. Organizza corsi di vela per ragazzi dagli 8 ai 15 anni durante tutto il periodo estivo. Anche l'associazione ASP Canova, Kayak Storo, Ledro, con sede presso la spiaggia di Testa Armonina, organizza corsi e lezioni individuali oltre a noleggiare. Gli amanti della pesca trovano un ambiente adatto ricco di fauna tipica. Tra i pesci comunemente pescati nel lago troviamo la trota. Thank you.